Bella a tutti i dragoni, qui è Nico Forza e dopo un po' di tempo siamo in un nuovo video. Come vedete sono qui in ospedale perché purtroppo in quest'ultimo periodo non sono stato molto bene perché infatti in quest'ultimo periodo non sono nemmeno andato a scuola, nonostante ero molto felice di aver ripreso perché stavo un pochino avvertendo che un po' stavo riuscendo a riprendere la mia normalità, solo che questo tuo periodo, come ho detto, non sono stato proprio molto bene. Ed è molto brutto perché stare pure non molto bene a casa, specialmente pure perché qualche giorno fa era il compleanno di mio padre di 40 anni, io ci ho tenuto lo stesso di festeggiarlo, nonostante non fossi al massimo delle forze. E quindi, però, poi subito il giorno dopo ho fatto un controllo all'ospedale e per causa di alcune terapie non stavo molto bene, avevo un po' di valori scombussolati. Perciò mi hanno subito ricoverato. Perciò questo periodo sto un pochino giù, ecco, perché è faticoso e fastidioso pure avere questo malessere fisico e devo ammettere che è difficile affrontarlo. Io sto facendo questo video perché voglio pure un po' di forza, la voglio ricevere, la do spesso io e la ricevo pure spesso, però questa volta ve lo chiedo proprio io di dammela. Perché è difficile attraversare questo momento, però so che insieme ce la facciamo. Ok, dai ragazzi, spero di fare un video. Volevo parlare prima del Foggia, che mi ero scordato. Devo ammettere che nonostante la sconfitta che avevamo avuto ultimamente, non si è abbattuto, ha fatto subito un'altra partita e l'abbiamo pure stravinta. E devo ammettere che con questo atteggiamento, secondo me, avremo grandi risultati. Beh, dai, ragazzi, ora vi devo salutare. Spero di fare un prossimo video che magari non sia qui in ospedale, ma sia a casa. Beh, dai, un grande saluto da Nico Forza. Ciao.